Fantastiche, fantastiche. Lei pensi che Claudia organizzava continuamente tutti i dicembre, gennaio, organizzava delle visite di chirurghi italiani che andavano a operare donne accidate, che andavano con malformazioni genetiche, con i migliori chirurghi che c'erano in Italia, che lo facevano per beneficenza pura e con gente povera. Persone magnifiche. Queste le parole che usa Gianni Berto, imprenditore padovano, 69enne, titolare di un'azienda tessile che lavora ad Acca. Gianni e Claudia Boschetti li conosceva bene. Erano per lui e sua moglie degli amici. Persone magnifiche, appunto. Oltre al suo lavoro faceva questo regolarmente, era una grande per me. No, no, era fantastica. Tutto quello che potete scrivere di bene non è certo sprecato. Quando poteva, anche Berto dava una mano, ospitando alcuni medici che Claudio Boschetti chiamava in Bangladesh dall'Italia. Li conosceva da 16 anni, da quando anche lui era andato in Asia per continuare a lavorare. Non è intimorito l'imprenditore padovano, anche se la paura c'è. La paura vive con noi sempre, no? Specie adesso in questo mondo dove non c'è più pace da nessuna parte. Lei tornerà comunque? Certo, il 14. Berto è in vacanza con la sua famiglia, altrimenti, con molta probabilità, sarebbe stato anche lui al tavolo del ristorante dove si è consumata la barbarie. Ecco, io sono in ferie con i miei figli e la mia famiglia, e grazie a Dio, magari potevo esserci anch'io là. E si sente fortunato? E come?